È con noi stasera la senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna. Buonasera. 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 Senta, senatrice, noi qua non ci giriamo troppo intorno. L'anno scorso le ha detto, la Lega va avanti a suon di slogan e false promesse. Salvini ha tutto il mio disprezzo, scordatevi la parola alleanza. Poi cosa è successo? Che abbiamo fatto un contratto e non un'alleanza. Quindi siamo rimasti fedeli a quello che dicevamo, d'altronde c'è stata una legge elettorale creata affinché noi non potessimo andare a governare, che ha messo sul panorama politico la necessità di dover dialogare con le altre forze politiche per poter dare un governo al paese. E lo abbiamo fatto. Se il Movimento 5 Stelle si allearà mai con un altro partito, io ne uscirò. Io ripeto, non ci siamo alleati con nessun partito. Avete fatto un governo, insomma. Un governo basato su un contratto, è una novità, però io credo che sia il momento di digerirla e di cominciare anche ad apprezzarla. È stato il più grande, la più grande azione di trasparenza che è stata fatta negli ultimi 30 anni. Due forze politiche che hanno avuto il maggior consenso nella tornata elettorale si sono sedute davanti a un tavolo, hanno trovato dei punti di convergenza sui programmi che avevano portato all'attenzione dei propri elettori e hanno creato un governo che risponde alle esigenze, alle aspettative dei cittadini. Ma a proposito di contratto, alleanza, di gestione e anche indigestione, che sia o meno un contratto o meno un'alleanza, voi avete comunque accanto una forza che ha dei punti di vista sicuramente forti, decisi sui migranti. Io mi domando, ma la senatrice Taverna, quando ad esempio ascolta le esternazioni, chiamiamole così, di quello che ieri era soltanto il leader della Lega e oggi è anche uno che sta al Viminale, uno che è vicepresidente del Consiglio, cosa pensa la Taverna? Cioè, voi ci avete Salvini accanto. Sì, ma noi abbiamo fatto veramente un lavoro di convergenza su quelli che erano dei punti che potevano vedere anche il Movimento 5 Stelle d'accordo con la Lega. Che ci sia un problema di immigrazione, che ci sia necessità di gestirlo nella legalità, togliendolo da quelle che sono state le gestioni paramafiose, ma la mafia capitale si basava anche proprio sulla gestione dei migranti e sul non rispetto di quelli che dovrebbero essere i diritti riconosciuti alle persone che hanno degli status che gli consentano di rimanere nel nostro paese nel pieno rispetto di quelli che sono i propri diritti. È quello che abbiamo scritto sul programma ed è quello che Salvini, in qualità oggi di Ministro dell'Interno, si impegna a fare per gli italiani. Senatrice, abbiamo parlato avrebbe, di vedere quando Di Maio di ha aperto al PD per fare un dialogo, lei avrebbe preferito fare un governo con il PD? No. Preferito la Lega? Preferivo comunque un competitor che non avesse un contraente che non avesse alle spalle i 5 anni disastrosi che sono stati il governo del Partito Democratico. È vero, senatrice, come è stato scritto, che quando stava per saltare il governo Conte c'era stato il veto del Presidente della Repubblica Savona, c'è stato un vostro incontro in cui alcuni parlamentari, soprattutto lei, hanno detto a Di Maio: Luigi, ascoltaci di più, perché altrimenti ti fai un po' infinocchiare da uno che capisce di politica più di te. No, sapevamo che Di Maio aveva speso 80 giorni ed erano giornate molto pesanti che necessitavano di un momento in più di riflessione, non era un voler dire che cosa dovesse fare, era semplicemente fermiamoci un attimo, vediamo che cosa sta accadendo. D'altronde io credo che siamo stati tutti testimoni degli ultimi 7 giorni di una politica che veramente non si sapeva è più cosa. Senatrice Saverna, questa improvvisazione e in preparazione, sostanzialmente. Sono stata fortunatamente, ma non scherziamo, il Presidente del Consiglio ha dimostrato sia ieri al Senato che oggi alla Camera di avere perfettamente conoscenza di quelle che sono le sue prerogative, per cui la politica di indirizzo sarà a suo appannaggio, di avere la capacità di gestire una situazione così anche innovativa, ossia di due forze politiche che si sono incontrate, entrambi i leader politici hanno fatto un passo indietro per dare lo spazio a una figura che è di totale garanzia di un progetto che lo vede completamente partecipe anche dall'inizio di questo progetto. Lui, noi lo conosciamo da un po' nel Movimento 5 Stelle, non è una novità che sia stato comunque indicato da parte del Movimento 5 Stelle, ha partecipato alla costruzione del programma, ne condivide buona parte ed è stato in grado, capace, preciso e puntuale a rispondere a tutte quelle che sono state delle pretestuose insinuazioni da parte delle opposizioni su più punti che sono caratterizzanti del nostro contratto e che probabilmente sono ancora un po' indigesti a chi doveva farli e non l'ha mai fatti. Devo dire che i toni della senatrice Taverna da quando sono al governo sono cambiati un po'. Si è più istituzionale. Però per ora, vediamo. Abbiamo un altro ospite. È un grande scrittore. È un notissimo volto televisivo. Ha scritto questo bellissimo libro, Era di Maggio. Molto
molto bello. Racconta il maggio a Parigi del 1968. Bellissimo. Un sogno di rivoluzione. È con noi questa sera Giampiero Mughini. Buonasera Giampiero. Buonasera Giampiero. Carissimi. Allora, carissimi. Domanda secca alla carissimi. Chiediamo domanda secca, risposta secca. Cari amici. Il governo 5 Stelle Lega ti piace? Ma non è questione che mi piaccia, perché ciascun cittadino repubblicano deve prendere atto del governo che è nato da un'attenzione elettorale democratica. La domanda che tu mi puoi fare è: punteresti 10 euro sulla durata di questo governo? Se li avessi non li punterei. Ma al di là della durata, Giampiero, mi dai una tua valutazione meritocratica, tenendo conto che io ti ho sentito fare delle rilevazioni estremamente dure nei confronti tanto della Lega quanto del Movimento 5 Stelle. Non è solo un discorso di durata. Tu dici non sono competenti e diciamo siamo un po' al limite della democrazia, la metto così un po' in maniera eufemistica. Beh, al limite della democrazia. La democrazia naturalmente non è un feticcio. La democrazia è un macchinario che può funzionare talvolta meglio, talvolta peggio. Dalla democrazia venne in Germania all'avvento di Hitler, che alle elezioni del 1933 prese parecchio di più che non il Movimento 5 Stelle. Ma sai, insomma, io sono allibito che il Movimento 5 Stelle e i leghisti vadano d'amore d'accordo. Sono allibito che loro facciano un contratto e poi mandino una sorta di badante che li rappresenterà, eccetera. Quello non è un capo del governo, è, sia detto con rispetto per la persona, un badante il quale recita alcune nenie senza alcuna base. Senza alcuna base, fa una serie di promesse che non hanno alcuna base, perché le promesse si fanno quando hai soldi per mantenerli, se no che promesse sono? Allora che volete che vi dica? Sono allibito, ma prendo atto, ben inteso, e porto rispetto alle istituzioni repubblicane. Beh, però rispetto, sono allibito. Però insomma, definito il Presidente del Consiglio un po' così, badante. Ma sono felice se il dottor Mughini rimane allibito. C'è qualcuno che pensa, ma perché si è mai sentito dire una cosa del genere di uno mandato lì? Ma noi eravamo abituati, i presidenti del Consiglio, ve lo voglio ricordare, Moro, Fanfani, Andreotti, Craxi, Prodi ragazzi, Berlusconi, che bene o male è un pezzo di storia dell'Italia moderna. Ma questo signore che parla inglese... Non hai citato gli ultimi, Giampiero, forse per scelta, però vorrei che replicasse giustamente Paola Taverna, che ha tutto il diritto di... No, io cito anche Renzi, che dal nulla aveva vinto le primarie del suo partito, dal nulla aveva stravinto le primarie del suo partito, e che alle prime europee a un'attenzione politica democratica aveva preso il 40%. Quindi cito Aiosa Matteo Renzi. Ma va benissimo ricordare il passato, perché è pur vero che prese il 40% alle europee, però non voglio dimenticare che neanche 3 mesi fa ha preso il 18% alle nazionali, quindi probabilmente in questo arco di tempo ha dimostrato che la politica che proclamava non è stata quella ha preso che più della lei. Ha preso più della Lega. Infatti è stato uno dei nostri interlocutori e ci ha chiesto gentilmente di andare a governare con la Lega, perché non erano in grado di immaginarsi di nuovo al comando di un paese, perché non hanno più nessuna possibilità di accreditarsi nei confronti ma degli italiani. Ma non erano in grado, non potevano andare con voi, che li avevate così caricati di insulti. Che cosa dice? Non erano in grado? Di che cosa sta parlando? Calenda e Del Rio non erano in grado? Ma di che cosa sta parlando? Nella democrazia è previsto anche
anche che nel momento che lei termina di parlare io posso rispondere, se questo me lo consente. E ha quindi ragione, ci siamo trovati ragione. Anche a avere scusa. Le opposizioni che in qualche maniera hanno fatto il tifo affinché nascesse questo governo, ma io lo comprendo. Noi siamo davanti a una svolta epocale, ma che non è solamente politica, e il nostro governo basato su un contratto che è una novità in Italia ma non lo è nei paesi europei, perché esiste ormai da 50 anni in Germania, metta così in crisi quelle che sono queste istituzioni un po' morenti che oggi vengono rappresentate dal Partito Democratico e da Forza Italia. Però è qualcosa alla quale ci dobbiamo anche arrendere. Allora, noi siamo espressione democratica della volontà popolare che riguardo. Ha sancito questo governo. Chiedo, non lavoro molto. Opinione ha lei di Matteo Salvini? Xenofobo, perché i razzisti sono quelli che sono contrari anche ai ricchi di una certa etnia. Invece noi siamo contrari solamente ai poveri di certe etnie, dunque si chiama xenofobia. Con Salvini finisce il Movimento 5 Stelle? Ha consumato le sue carte e la sua credibilità, poi potrà anche cercare di cambiare connotati e dirigenti, ma il guaio è fatto. Senatrice, Henry De Luca aveva molte posizioni vicino a voi, pensiamo a Notava, tutto. Se Henry De Luca dice così, probabilmente c'è una fetta di cittadini, di popolazione che penserà così. Non avete paura di aver fatto una scelta azzardata? Aggiungo, a guisa di quello che stavo detto, che anche Massimo Cacciari in queste ore ha detto ce l'ho col PD perché in questo modo ha consegnato il Movimento 5 Stelle alla Lega e quindi loro che erano l'argine di una protesta eccessiva purtroppo li hanno consegnati a Salvini, non sono più un cosa margine. Risponde? Quindi vi smarrite l'elettorato di sinistra. No, ma io rispetto molto anche quelle che sono le critiche, perché secondo me le critiche servono a crescere ed è questo l'invito che faccio anche a coloro che oggi si trovano all'opposizione. Qualora l'opposizione è propositiva, nessuno ha mai negato la necessità dell'ascolto, anzi il Presidente del Consiglio ha detto chiaramente che il nostro metodo sarà quello dell'ascolto, quello dell'esecuzione e quello del controllo, quindi benvengano anche le critiche. Io so che al centro di questo contratto ci sono i diritti sociali, io so che questo Paese governato da un governo pseudo di sinistra ha lasciato in eredità 12 milioni di poveri, ha lasciato una disoccupazione cavalcante, ha tolto l'articolo 18, ha permesso lo smantellamento di una situazione sociale che immaginavamo ormai ferma nel paese, come la sanità pubblica. Quindi vorrei anche affrancarmi da queste posizioni ideologiche di una sinistra che doveva pensare al popolo e quindi di un Movimento 5 Stelle che si allontana dal suo elettorato. Non è così. Abbiamo messo al centro quelli che sono i diritti sociali, abbiamo detto che ci occuperemo della famiglia, che ci occuperemo con il reddito di cittadinanza dei più poveri. Se queste non sono posizioni che potrebbero essere condivise dalla sinistra, mi domando perché dovete necessariamente collocarci a destra quando non ci stiamo. Beh, diciamo che c'è la Lega, quindi qualcuno può pensare ci siete anche voi, ma non la imbarazza per esempio il passaggio sulla pace fiscale che sarebbe per molti una sorta di condono, o parlando di famiglia come lei ha detto, le dichiarazioni del ministro Fontana quando dice non esistono le famiglie arcobaleno, questo è l'esatto opposto di quello che pensano molti di voi, molti dei vostri elettori. Fontana è stato smentito dal suo stesso leader che ha detto sono state dichiarazioni a carattere personale che ovviamente noi non condividiamo dal momento che siamo stati insieme al Partito Democratico durante il voto che ha sancito le unioni civili, è qualcosa che non è previsto nel contratto. Ma lei sta scherzando, lei non se lo ricorda forse. No, abbiamo messo la fiducia apposta. Appunto, avete messo la fiducia perché noi avremmo votato ben volentieri, ma voi non eravate in grado. Non diciamo delle bugie storiche che vi impediva di portare a casa il risultato. Le bugie no. Assolutamente, assolutamente. Quindi c'è stato un discorso molto complicato che ha dato oltretutto di approvare un diritto civile violentando la Costituzione che siete andati il 1° giugno votato. A difendere e che noi abbiamo difeso quando voi la volevate distruggere. Non l'avete votato. Io credo che non c'è nessun problema con il nostro elettorato che ci riconferma. Ho visto oltretutto quelli che sono i sondaggi che stanno girando in questi giorni, che sembra che anche coloro che non ci hanno votato apprezzano comunque i propositi che questo governo ha dichiarato di volere. Però avete un po' paura su una cosa? Aver promesso flat tax e reddito di cittadinanza insieme, ci voglio
vogliono tanti tanti miliardi. Avete paura di disattendere le altissime aspettative del paese? No, io sono molto orgogliosa di tutto quello che noi abbiamo detto, perché sono fermamente convinta che si può fare. Io so che noi abbiamo gestito per questi 5 anni un bilancio dello Stato che sfiora gli 800 miliardi, ed ho visto durante le leggi di stabilità elargire mancette a destra e a sinistra. Quando arriverà questo reddito di cittadinanza? Io spero che, considerando che solo oggi ci siamo insediati ed abbiamo avuto secondo la fiducia, voi? Ci sia almeno la possibilità di darci del tempo per potervelo dimostrare. 2019 abbiamo detto che partiremo con il primo investimento, che sono 2 miliardi, e credo che sia sotto gli occhi di tutti la possibilità di gestire 2 miliardi su 800 del bilancio dello Stato per rilanciare i centri dell'impiego, per cominciare a ricreare quel luogo dove si incontri domanda e offerta di lavoro, affinché tutto questo sia propedeutico poi a sostenere le famiglie che hanno necessità. Io credo che Salvini si mangerà Di Maio a colazione e a cena, cioè, ma è già così, lo avete visto. Salvini è andato nel pronostico di voto al 27% e Di Maio è sceso. Cioè, la Lega ha una sua identità, una sua storia, una sua brutalità. Il Movimento 5 Stelle è talmente un movimento fragile, non si sa bene di che, una volta dice una cosa e il giorno dopo il contrario, che è destinato ad un successo molto, molto, molto provvisorio. Il partito qualunquista nell'immediato dopoguerra ebbe un grande risultato, poi sparì, capisci? Non lo faccio terminare, l'ho redarguito prima che gli venisse parlato. È cosa di una stagione, è una malattia di stagione. Parola alla difesa. Una malattia di stagione, Movimento 5 Stelle. Io sono stata una delle fondatrici del Movimento 5 Stelle, eravamo nel 2008, ci chiamavamo gli amici di Beppe Grillo, nel 2009 è nato il Movimento 5 Stelle, nel 2013 ci siamo presentati, abbiamo preso il 25%, nel 2018 stiamo governando il Paese, quindi credo che questa parabola così frammentaria e poco consistente del Movimento 5 Stelle sia stata smentita da 13 milioni di voti, 11 milioni di voti. Ma vedo che è arrivato un grande ospite. Fermo dal tuo puff giallo bellissimo. Allora, Anna Falcone, buonasera intanto. Che fai? La presenti così. Anna Falcone, una donna di sinistra che si è impegnata molto per difendere la Costituzione. Il comitato del no. Sono continuerà a farlo. Ha avuto però anche posizioni in certi momenti anche vicine al Movimento 5 Stelle. Cosa pensa oggi del Movimento 5 Stelle che ha fatto contratto, come dice la senatrice Taverna, con la Lega? E io continuo ad avere delle posizioni critiche nei confronti di tutti i partiti esistenti, perché da studente di diritto costituzionale vedo che al di là dei proclami tutti quanti hanno delle forti resistenze a rispettare nella pienezza l'articolo 49 della Costituzione, che come sappiamo tutti è quell'articolo che mette nelle mani dei cittadini, non dei partiti politici, il potere di indirizzare la politica nazionale tramite la partecipazione. A differenza di altri, però mi guardo bene dal demonizzare il Movimento 5 Stelle come fanno tanti a sinistra. È un movimento di grande partecipazione. Una grande delusione perché il cambiamento in cui tanti italiani, non necessariamente militanti del Movimento 5 Stelle, avevano riposto nel Movimento 5 Stelle, rischia di essere in qualche modo frenato dal fatto che il Movimento di Salvini è tutto il contrario della narrazione del cambiamento su cui si fonda il Movimento 5 Stelle. Io credo che ci sia una enorme differenza fra Movimento 5 Stelle, che rappresenta con tutte le criticità del caso un movimento di innovazione, e la Lega, che è chiaramente un movimento retrogrado e anche un po' antico nelle dinamiche in cui conquista il potere. È il partito più antico che è in Parlamento, la Lega. Cosa risponde? Ma sulla partecipazione voglio ricordare che abbiamo dato la possibilità a questo Paese di avere un ministro che è Riccardo Fraccaro, non solo di rapporti con il Parlamento ma anche dedicato proprio alla democrazia diretta. Per noi la partecipazione dei cittadini italiani alla vita politica è stato la spinta che ci ha portato ad entrare in politica e a far sì che veramente gli italiani potessero riavere voce. Abbiamo previsto strumenti di democrazia diretta anche conosco in questo contratto che prevede
prevedono, che prevedono il referendum senza quorum, il referendum consultivo, che prevedono la, l'obbligo della discussione delle leggi di iniziativa, iniziativa popolare. Però, quindi qualche su volta questo io non credo che ci sia stata nessuna flessione da parte del Movimento 5 Stelle. Qualche volta però si è avuto l'impressione che l'uno vale uno non valga più. E io credo che l'uno vale uno nel Movimento 5 ancora. Stelle, sì, non è un principio che abbiamo abolito, che uno valga l'altro è un po' differente, quindi sicuramente ci sono delle persone che hanno dimostrato di avere un carisma, una capacità politica, una voglia di cambiare il paese, che sicuramente oggi sono più visibili degli altri. Quindi Di Maio vale più della Taverna. Non vale più della Taverna, siamo complementari, diciamo che abbiamo dato entrambi un buon apporto. Senta, al Movimento 5 Stelle. Falcone. Tra le tante cose che sono emerse nel discorso di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ne ho due da chiedere. La prima, farete il conflitto di interessi, ergo avrete il coraggio di fare questa legge contro Berlusconi con Salvini alleato? Ma è scritto nel contratto, è uno dei punti sui quali abbiamo dato ampie garanzie e sul quale abbiamo voluto ampie garanzie che si procedesse in quella direzione. Per noi il conflitto di interessi è un virus che per troppo tempo ha infettato qualunque azione che riguardasse la pubblica amministrazione, che riguardasse le istituzioni, che non debbono mai più avere delle compromissioni, neanche, noi abbiamo deciso di estenderlo, neanche se non ci sono interessi economici, non ci deve essere proprio più l'ombra di compartecipazione tra pubblico e privato. Ed è legittimo perché privato. Significherebbe rompere no, con no, Berlusconi, voi fate saltare là. Il banco, nel frattempo vi piace troppo il governo e state lì. No, io credo che ci sono. Che è una paura che alcuni elettori ci hanno. Sono delle cose, ci sono delle cose sulle quali non si può transigere. Non possiamo transigere. So, il conflitto di interesse è uno di questi. Cioè, nel senso, anche il centrosinistra ha fatto un. No, il centrosinistra non l'ha fatto. Il centrosinistra ha sempre detto di aver fatto un conflitto di interessi, però era molto. No, guardi, il centrosinistra sul conflitto di interessi. Penso c'è ancora che abbia Frattini nel conflitto un, di interessi. Un dolente che non può scegliere. Invece sulle pensioni, è vero che taglierete le pensioni superiori a 5.000 euro, quindi i vari Giuliano Amato, ma non solo, dovranno dormire sonni poco tranquilli? Sì, chiunque percepisce una pensione che non sia frutto di un percorso contributivo, ma che non corrisponda a quanto sia stato versato, se la vedrà tagliare e il massimo saranno 5.000 euro. Quindi andrete a cancellare euro. Un diritto acquisito. Noi andremo ad operare affinché venga ripristinata un'equità sociale che secondo noi è stata più volte. D'accordo. Ne aggiungo una veloce. Delega alle telecomunicazioni. Si dice che sia decisiva, la prende il Movimento 5 Stelle o la prende Salvini perché telecomunicazioni vuol dire televisioni e quindi se la prendete voi Berlusconi picchia. Mi sta chiedendo qualcosa che si sta discutendo in questi momenti e del quale io non ho conoscenza. Va bene.